3 giorni di viaggio, 1500 km di autostrade, 117 cantieri. A 2 anni di distanza dalla nostra prima inchiesta ci siamo rimessi al volante per verificare lo stato di salute delle autostrade in Italia. In 3 giorni abbiamo percorso 9 autostrade. Siamo partiti da Milano con destinazione Roma, passando per Ancona e Pescara, per poi risalire a nord passando da Firenze e Genova. Rispetto al 2021 la situazione è peggiorata. Se 2 anni fa su un totale di 1500 km percorsi avevamo incontrato 80 cantieri, oggi i cantieri sono 117, uno ogni 12 km. Le situazioni peggiori riguardano 3 autostrade, la A14 Bologna-Pescara, la A12 Viareggio-Genova e la A7 Genova-Milano. Abbiamo percorso la A14 Bologna-Pescara per 360 km, contando 30 cantieri. Sulla A12 Viareggio-Genova verso nord ne abbiamo contati 11, per un totale di 16 km. Il tragitto sulla A7 Genova-Milano è stato il peggiore. Su 120 km, circa 39 erano interessati da 19 cantieri. Ma la situazione più critica è quella delle corsie di emergenza. Lungo la strada abbiamo incontrato molti tratti in cui questo importante corridoio era chiuso, per un totale di 120 km di corsie di emergenza inaccessibili. Insomma, una situazione generale decisamente peggiore rispetto al 2021 ed è facile intuire a quali disagi andranno incontro gli automobilisti che si metteranno in viaggio quest'estate. Resta una domanda. È giusto pagare pedaggi molto elevati e ritrovarsi a viaggiare così? Altro Consumo chiede che agli automobilisti sia riconosciuto un risarcimento per i disagi subiti. Segui la nostra class action su altroconsumo.it/rimborso-autostrade.